questa rassegna cinematografica qui su questa piazza, è il primo film che vediamo insieme. La serata è anche piacevole, anche per chi è pratico un po' questa piazza sa benissimo che ogni sera c'è vento, quindi stasera siamo un po' fortunati che c'è meno vento. E l'augurio è quello che questa piazza possa essere sempre più vissuta, anche non soltanto dalla parrocchia, ma anche dalle attività civili, del comune. Chiaramente le cose possibili, perché idee ce ne sono tante, però non tutte possono essere accolte, perché è una piazza della comunità, della chiesa, quindi non tutte le iniziative possono essere accolte. Però queste sono iniziative da incentivare, da lodare e da far crescere, soprattutto quando si tratta di queste iniziative che riguardano la cultura, e Armando è in prima linea su questo, quindi abbiamo tutto da imparare. E, buona visione, perché adesso Armando ci introduce un po' le cose, soprattutto perché il film è abbastanza corposo, 2 ore e un quarto, non me ne scappate, quindi. Grazie Don Sandro, e l'idea di portare il cinema qui in questo luogo sacro, nella rassegna appunto Vulture Movie Night, era la volontà di recuperare le piazze. Abbiamo iniziato con l'erba di Piazza Giustino Fortunato, dove si ergeva il cinema Combattenti, abbattuto 20 anni fa, e la piazza di Monticchio Bagni, dove abbiamo ospitato il film dedicato a Edoardo Scarpetta, Qui rido io, di Mario Martone, nel luogo dove Scarpetta, 1 secolo e 10 anni fa, realizzò lo spot, forse il primo della storia, sulle acque minerali di Monticchio, quindi il luogo naturale per eccellenza. Questo è anche un luogo naturale perché stasera vediamo le 8 montagne, tratto dal libro di Cognetti, mi sfugge, che vinse il premio Strega nel 2017, e abbiamo la bellissima visuale delle nostre 7 colline, 7 montagne del Vulture, e quindi luogo ideale. Questo è il prossimo, il 21, cioè lunedì, avremo Samba, un film francese di qualche anno fa, sui rifugiati, sui migranti, su un ragazzo senegalese, una storia vera, e che le peripezie che ha vissuto. Quindi ritorneremo qui, speriamo che il tempo sia anche clemente come stasera. Una battuta voglio farla dire all'avvocato Cammarelle, che è uno speleologo ed è anche uno che si arrampica sulle montagne, quindi l'idea della montagna, quindi recuperiamo questa battuta: che vuol dire la montagna, che vuol dire arrampicarsi, che vuol dire anche rischiare. Lui viene da un incidente non da poco, quindi che vuol dire anche rischiare la montagna. Buonasera. Non è vero, in montagna non si rischia, la montagna è talmente bella che tutto si può sopportare, anche morire. In effetti in montagna si muore, però si muore felici, perché la montagna, ecco, dire che è bella è dire poco. La montagna è fonte di emozioni, fonte di bellezza, fonte di ricchezza, è una cosa inestimabile. Ogni descrizione è insufficiente, bisogna viverla la montagna. La montagna è la nostra vita, e purtroppo però c'è da dire che oggi la montagna è in pericolo, almeno questo si dice correntemente, che il pianeta sta morendo. Non è vero che sta morendo il pianeta, sta morendo la vita sul pianeta, quindi siamo noi esseri umani, esseri viventi, compreso gli animali e compreso i vegetali, che siamo a rischio di estinzione. Quindi noi tutti dobbiamo farci carico, è il caso di renderci eroi, per salvaguardare il pianeta. Solo salvaguardando il pianeta salvaguardiamo la nostra stessa esistenza. Vi ringrazio, buonasera. Grazie, solo il ringraziamento a Giulio, a Cico, a Pietro, che hanno dato la mano, grazie a TG7 Basilicata, Radio Vulture
che segue da sempre le iniziative. Questa rientra nel cartellone dell'amministrazione comunale l'estate rionerese con l'assessorato alla cultura. Quindi la parrocchia, ringraziamo tutti della presenza così massiccia. Ci vediamo allora lunedì. Buona visione, è un film corposo, un film anche commovente per certi aspetti. Quindi buona visione e ci vediamo la prossima settimana. Grazie di tutto. Non pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita. Né che l'amicizia fosse un luogo dove metti le tue radici e che resta ad aspettarti. Just a flash of light in the endless night and it's gone. Ciao Bruno. Ciao Pietro. One day a diamond bag. Mi sembrava di essermi perso le cose più importanti. Volevo trasformarmi, evolvere, partire. Sono contento che hai trovato le tue parole. I hear the old folks when they say days getting shorter every day. Per cos'è che sei nato? Per fare molto denaro. Io non vado da nessuna parte. Guarda che c'è un mondo fuori da qui. Questo confine te lo sei inventato tu. Non preoccuparti per me. Questa montagna non mi ha mai fatto male. Quanti anni hai? 12 anni. Come Pietro! Solo che lui a gennaio. Dove abiti?